Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, io mi trovo a Biella, ero venuto per un progetto che purtroppo non è andato a buon fine e vi faccio fare un veloce tour della stanza, vi faccio vedere il bagno e poi andiamo a fare un giro per Biella. Vi assicuro che io non conosco niente, mi atterrò a quello che ho letto su internet e a quello che mi ha detto la mia simpatica host Cristina, che mi ha dato tantissime informazioni. Scusate anche se parlo a bassa voce, ma non sono ovviamente solo nell'appartamento, non voglio disturbare troppo gli altri. Ma detto questo, vi faccio vedere la stanza e poi scendiamo e andiamo a fare un giro. Pronti? Qui c'è il letto, appoggiato lo zaino. Qui invece c'è una postazione temporanea che ho allestito per studiare e per editare foto e video. Televisore, comoda poltrona e infine un armadio e un attaccapanni. Beh, adesso vi faccio vedere il bagno. Allora, superando questa porta c'è il bagno, come potete vedere, vasca, bidet, bagno servizi e specchio con il fono. Questa qui è la piazza principale dove c'è il Duomo di Santo Stefano e se guardiamo più o meno qua, ok, questo qui invece è il campanile di circa 50 metri, su 9 piani, con delle particolari tipi di finestre. E appena si spostano un po' i camion vi faccio un video con qualche dettaglio della piazza. Una cosa particolare è che ovviamente nel centro della piazza c'è un po' di tutto quello che è il centro cattolico dell'epoca di Biella. E una cosa importante di Biella da ricordare è che è una città storica che ha saputo reinventarsi. Infatti molti centri per il lanificio si sono reinventati come centri storico-culturali, è stata nominata anche come città creativa per il fatto che si è saputo riadattare. Tra le cose importanti, oltre alla lana, possiamo ricordare la birra Menabrea, che è una birra 100% italiana, e in origine è stata la patria della Fila, la marca sportiva che poi dopo è stata comprata, però c'è ancora un museo che vedremo se riusciremo a darci un'occhiata. Adesso faccio qualche ripresa della piazza così ve la faccio vedere meglio e continuiamo il nostro giro. Siamo di fronte al Museo Fila, l'ingresso è gratuito però bisogna prenotare. Io non ho prenotato e in più sono arrivato in un orario che non è proprio dei migliori, praticamente sono le 2, quindi penso sia ancora chiuso. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che Biella divide in una Biella piana e una Biella alta. In questo momento noi stiamo girando per Biella piana, poi se avremo occasione proveremo a fare un salto e vedere un attimo su Biella alta che cosa c'è. Allora ragazzi, qua possiamo ammirare invece quella che è la città dell'arte Museo Pistoletti, che oggi probabilmente sarà chiuso. Adesso vi porto un po' giù per dare un'occhiata un po' più da vicino all'edificio e ci tenevo a farvi notare che è stato fatto la riqualificazione giustamente delle vecchie fabbriche di lana dismesse e abbandonate, quindi è stato preso come zona per la rinascita per poter creare qualcosa dove prima c'era solo abbandono. Ragazzi, devo dire che non ce ne sono tantissimi, però ci sono abbastanza porticati da darmi un pochino il sapore quello lì di Bologna. Ovviamente quelli di Bologna sono praticamente ovunque, però c'è questo non so che mi ricorda un po' Bologna. Voi che dite? We'll be right back.
trovo alla stazione di Torino Porta Nuova, stavo ritornando dal viaggio a Biella. E piccola curiosità, Biella non è, diciamo, collegata alle altre città italiane proprio benissimo, nel senso che comunque c'è da fare un cambio alla stazione di Santhià. Diceva la mia host, Cristina, che è stata fatta, che Biella non è collegata benissimo, fare in modo che la cittadina operaia che si era costruita intorno ai lanifici, gli operai non avessero il tempo, diciamo nel loro tempo libero, di andare a cercare altri lavori in altre città come appunto poteva essere Torino o come Milano. Quindi diciamo hanno sempre, diciamo, i proprietari di fabbriche osteggiato il fatto che potessero essere costruite più linee di comunicazione come autobus o più treni o stazioni migliori. Che sia la verità o semplicemente leggenda, questo non lo so, però era una curiosità che mi andava di raccontare.